Presidente Interdonato, Messina Servizi, rapporto rifiuti urbani. Quindi Messina si colloca tra le città sopra i 200.000 abitanti intorno all'ottavo posto, un risultato che voi avete sottolineato come significativo. Che cosa sostanzialmente dice questo rapporto? Intanto ci inorgoglisce perché finalmente si parla di Messina come una città virtuosa che in pochissimi anni ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari a grandi città quali Verona, dove la raccolta differenziata è stata avviata già da parecchi anni. Quindi è un orgoglio per noi essere stati lì, aver presenziato alla presentazione di questo rapporto ISPRA e soprattutto aver sentito proprio citare Messina come una tra le poche città che in pochissimo tempo, nell'arco di un periodo tra il 2021 e il 2022, ha ben raccolto un aumento del 10% di raccolta differenziata. E dal punto di vista, ora la raccolta differenziata è intorno al 56%, il vostro obiettivo è arrivare al 65%, sarebbe anche nella superiore quasi alla media nazionale. Quant'è la media nazionale in questo momento? Allora, la media nazionale in questo momento si è attorno al 70%, la media nazionale. Come arrivare a questo 65%? Ecco, perché questo è un grande obiettivo che naturalmente per Messina e in una città in cui ancora c'è un problema anche di scariche abusive, cioè sarebbe un grosso salto di qualità. Ma sicuramente già arrivare al 56% significa essere prossimi proprio al 60%, perché è il nostro step successivo. Basta semplicemente andare a migliorare quella, lo abbiamo detto più volte, quella che è la frazione dell'indifferenziato, quindi andare ancora di più a eliminare materiale che per diverse ragioni finisce nell'indifferenziato. Quindi penso per esempio alla plastica, alla carta, ancora c'è troppo materiale che potrebbe essere differenziato che invece è presente nell'indifferenziato.